Buongiorno amici e ben ritrovati dal vostro Deluxe a questo nuovo appuntamento. Oggi parliamo, come vedete anche dall'immagine, di Parigi 2024, un focus che vede ovviamente per quanto riguarda le, diciamo, le medaglie generali, totali, comunque gli Stati Uniti in testa, anzi vedo qui dalla regia anche per gli ori, Stati Uniti 24 ori, 31 argento e 31 bronzo, quota 86, invece per esempio i padroni di casa, la Francia, sono quarti, 13 ori, 16 argento e 19 bronzo, 48 medaglie. Invece l'Italia per esempio è ottava con praticamente abbiamo 9 ori, 10 argento e 7 bronzo, quota 26, che potrebbe sembrare poco, ma come si dice non lo è, perché comunque abbiamo un altro paio di giorni a disposizione per guadagnare altre medaglie, per esempio le imprese, no, dell'Ital Volley femminile e maschile, che speriamo comunque vada, che sia ora argento o bronzo, di guadagnare una medaglia. Quindi possiamo dire per i nostri azzurri un bilancio modesto. Dovremmo raggiungere almeno quota 30, e che dire, soddisfazione ovviamente. Come tutte le organizzazioni, ci sono i punti a favore, i punti a sfavore, cioè cosa andate bene, cosa andate meno bene. E infine voglio concludere il video ricordandovi che per gli appassionati di WWE questa domenica, in chiaro, diciamo in differita di circa una settimana, sul canale 52 di Max andrà in onda con il commento in italiano del duo Franchini e Posa. Più di 20 anni di telecronache in bacheca, SummerSlam 2024, dopo il successo di WrestleMania. Ciao a tutti, ciao! SummerSlam, dimenticavo, dalle 21:25-21:30 circa, ripeto, sul canale 52 del digitale terrestre D-Max. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Ciao!